Sanremo. L'Harrison, ma forse l'Italia intera, si è mossa al suo ritmo. Quello di Dargen D'Amico, presente con noi nel salottino virtuale di Radio Bruno. Benvenuto. Grazie. Mi piace grazie che imponi le mani. Di essere con voi. Imponi le mani un po' così, come Non impongo niente, consiglio le mani, consiglio. Allora, inizio a contarli, dico, i tuoi occhiali da sole. Come numero di occhiali portati al festival, quanti modelli hai con te? Quanti modelli abbiamo, Giulio, di occhiali? 70. 70? Sì, 70. Sono rimasta senza parole. Pensavo mi avresti detto un numero importante, ma sinceramente non un numero così importante. È una sorta di feticcio portafortuna, è una maschera, è un simbolo o semplicemente moda? La seconda che hai detto. Feticcio? No, io credo che l'occhiale da sole, in quanto occhiale da sole, e cioè occhiale che funziona se c'è il sole c'è sempre, anche quando non lo vediamo, e quindi io continuo a tenere l'occhiale. Poi sicuramente è anche una maschera, come dici tu, ed è anche per me comodo per separare la vita reale, il privato da quello che sto facendo in questo momento, che non è la vita vera. Questo è interessante. Cioè, intendi il Festival di Sanremo non è la vita vera? In generale, la promozione, l'attenzione, essere osservati, cioè, la vita reale poi è quando sei te stesso, con le persone che hai sempre conosciuto, e quando cerchi di integrarti con gli altri. Invece quando si fa l'artista si ha la sensazione di essere da un'altra parte, che gli altri ci siano intorno, che siano qui per noi. Ok, quindi provo a interpretare le tue parole. C'è una spaccatura, come se ci fossero due Jacopo, uno che ha la vita sua personale con gli affari suoi, i suoi affetti, gli amici, e un altro invece è la veste che ricopri nel momento in cui, immagino, cerchi di fare comunicazione, ma diciamo da cantante. Assolutamente, sì. Perfetto. È così. Adesso che aspetta, no, che me la sono segnata la definizione, così la prossima volta che me lo chiedono utilizzo la tua. Ma guarda, secondo me la puoi proprio tagliare e usare la mia voce come doppiaggio. Mando il video. Sì, è più facile. Sì. Poi dici, no, ma sì, per sì. Me è un feticcio utilizzare le risposte delle altre persone per... Alla fine fa tutto scena. No, mi piace perché poi alla fine... In realtà, ok, sei artista, la musica, l'attenzione, lo so, 100 milioni di interviste che ti chiedono la stessa cosa, ma anche questa è vita, la stai comunque condividendo, prima di tutto con i tuoi fan, cioè con chi ti conosceva al di là del Festival di Sanremo, con il quale mi pare tu abbia avuto, anche per esempio tramite le stories di Instagram, no? Un'interazione per la quale ti si poteva scrivere, davi una sorta di risposta un po', sempre molto ironica, ma un po' santone. Quindi, non so, è un po' conflittuale rispetto alla descrizione. Beh, ma la vita è conflittuale, è una continua compenetrazione di tragico e comico, quindi troverei un'anomalia se io fossi una mosca bianca. Va bene, stiamo andando troppo sul filosofico, rimaniamo invece sulla canzone, che ci siamo un po' scaldati, ma è la cosa importante, anche perché noi la vogliamo far conoscere ai nostri ascoltatori, sì certo, perché già la suoniamo, la passiamo, la cantiamo, la balliamo, ma anche tramite le tue parole, o meglio, un racconto di come è nata. Il brano è nato tra la metà di ottobre, la fine di ottobre, l'inizio di novembre. Inizialmente io non sapevo che avrei partecipato a Sanremo, quindi è nato come uno sfogo in cui ho riversato sensazioni, energie negative accumulate negli ultimi due anni, di cui volevo liberarmi, volevo trasformare queste energie negative in qualcosa di positivo, e il ballo mi è sembrato il mezzo, la metafora più corretta, perché il movimento è liberazione, è vita, e per quel che mi riguarda era uscire da un torpore in cui mi ero chiuso negli ultimi due anni, anche creativamente. Mi sono accorto che poi le sensazioni che ho provato io sono quelle che abbiamo provato in molti in questi due anni.
Tra l'altro, dove si balla, trovare dove si può ballare adesso è particolarmente difficile, quindi magari non era tua intenzione intenderlo come una sorta di critico, di frecciatina alla situazione attuale, dove, voglio dire, abbiamo le discoteche chiuse e a meno che uno non lo faccia in casa non lo può fare, ma si colloca perfettamente anche come titolo. Sì, in casa però non è la stessa cosa, e tu lo sai, perché all'esterno il ballo significa anche socializzazione, aggregarsi, conoscere altre persone, magari partire per dei progetti, trovare delle soluzioni, insomma vivere, e sono fasi della vita che soprattutto per le generazioni più giovani non possono essere indebolite così tanto come sta succedendo adesso, perché sono fasi che ci permettono di crescere, di crearci una coscienza, e noi abbiamo bisogno di generazioni solide per affrontare poi i problemi che ci colpiranno tra qualche anno, se decidiamo di non fare niente per l'ambiente, per il clima. No, ti stavo ascoltando perché, e poi annuivo così, proprio come dire, grazie per aver detto queste parole. Hai detto, la canzone non è nata per il festival, a ottobre nasce, mi pare di capire dalle tue parole. È nato nel momento in cui si ritornava verso si rientrava nella crisi, quindi il ballo, la musica da ballare, la musica dance, che mi ricordavano di un periodo ormai passato in cui appunto potevo conoscere, potevo fare anche delle stupidate, no, con altre persone, che sono stati però periodi fondamentali per me di crescita. Sì, credo di tutti quelli della nostra generazione, assolutamente sottoscrivo. Arriviamo insieme alla serata delle cover. Hai scelto di misurarti con una signora della musica italiana, con un brano meraviglioso, però devo chiedertelo, perché La Bambola, cioè come l'hai scelta? L'ho scelta sicuramente perché è un brano che ho sempre apprezzato, sospeso nel tempo, e che dalle prime note mi culla, quindi mi dava tranquillità, soprattutto in un palco del genere che porta parecchio stress sugli artisti che si esibiscono. Volevo partire da un punto di partenza solido, stabile, e poi da lì in realtà ho fatto una trasposizione di tutto. I due brani chiaramente non si assomigliano molto e non era quella l'intenzione. Ritmicamente poi a livello di interpretazione siamo molto diversi, come potrai facilmente immaginare, e poi l'ho scelta perché mi dava la possibilità di inserire una lettura attuale della narrazione che veniva fatta nel brano del 1969. Quindi ho riletto una parte del brano riscrivendo una strofa. Adesso non entro troppo nei particolari, così non rovino la sorpresa e non vengo licenziato dal mio ufficio stampa. Ok, noi apprezziamo comunque che qualcosa tu ci abbia detto di più rispetto a questa esibizione, anche in preparazione ovviamente della serata di domani. Io, Jacopo, ti ringrazio. Dargen, non so come chiamarti, Dargen, ti come ringrazio. Preferisci, guarda. Ok, come ti preferisci. Ringrazio tanto per essere stato con noi e in bocca al lupo. Io che ringrazio te dell'ospitalità. Grazie mille. In bocca al lupo Bruno. Grande. In bocca al Bruno, ciao. Puoi dire. In bocca al Bruno, ciao. Ciao.